allora riassumiamo. Il vettore L è perpendicolare alla lavagna. La funzione L, cioè questo è il vettore con la freccia sopra, questa L che ho chiamato senza freccia è quello che dice quanto dovete muovervi, cioè muovervi, quanto è L nella direzione UZ, cioè il valore assoluto di questo è il modulo di L, il valore assoluto di questo è il modulo di L. Questa roba qua è una funzione con un segno algebrico. Quando ci prendo il valore assoluto, prendo il modulo di L. Ha un segno algebrico che dipende dal segno algebrico di questo. Questa l'ha chiamato la funzione L. Poi, concetto molto importante per i meccanici, ma argomento di esame per tutti, questa combinazione qua, MR quadro, è molto importante nel mio corso e per un meccanico nella sua professione. Per un elettrico è importante impararlo perché deve superare l'esame, ma un meccanico deve essere particolarmente attento a questa grandezza perché sarà il pane del suo mestiere. Questa combinazione qui, tutto questo è L, questa combinazione qua, quindi tutto questo la chiamo L, questa combinazione qua nel cerchio la chiamo I. Okay. Quindi vedete che L, il vettore L, può essere scritta così, come I teta punto, cioè la funzione L è I teta punto. I ha un nome, intanto che dimensioni ha? Non in cosa si misura, che dimensioni ha, signorina? Una? Che dimensione ha I? Coraggio. Una massa per la lunghezza quadro. Per quale motivo leggete da destra verso sinistra? Dai, dai. Siamo ancora, leggiamo ancora da sinistra verso destra. Massa, lunghezza quadro. Del sistema internazionale, quindi, si misurerà in chilogrammi metri quadri. Pensate un attimo al significato di R. R è il raggio del cerchio, la traiettoria della particella è un arco di cerchio, questo è un moto circolare, non è uniforme, è un arco di cerchio. Qual è il raggio di quel cerchio? È R. Quindi, per cominciare a capire cos'è I, poi ne parlerò ancora, ma voglio solo buttarlo lì come anticipazione. Se voi avete una particella, questa particella nel suo moto cosa fa? Fa una rotazione attorno a un asse. Quale asse? Questo asse qua. Questo sta ruotando attorno all'asse. Questo è un moto circolare, che è una traiettoria circolare, attorno a quest'asse. Se fosse stato un moto circolare, avevate una rotazione attorno a quest'asse. Questa è una rotazione attorno allo stesso asse. Ok? Quindi il momento di inerzia, che si chiama I, momento di inerzia, momento di inerzia di M, cioè della particella dotata di massa, rispetto all'asse di rotazione, che in questo esercizio è l'asse Z. Quindi se qualcuno vi chiede, ecco un punto materiale, qual è il suo momento di inerzia? Voi dovete dire, la domanda non è completa, rispetto a quale asse? Quindi se questo è l'asse e questo è il punto materiale, qual è il momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse? E la sua massa, cos'è la massa, come si misura? La sua massa per la distanza al quadrato. Qual è il momento di inerzia di questo corpo rispetto a quest'asse? L'asse è cambiata, il momento di inerzia è cambiata. È la massa per questa distanza al quadrato.
Qual è il momento di inerzia dello stesso punto rispetto a quest'asse? È più grande, perché è questa massa per tutta questa distanza al quadrato. Qual è il momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse? È zero, perché la particella ha una distanza zero rispetto all'asse. Quindi il momento di inerzia è legato a un asse. L'asse di rotazione di questo esercizio è l'asse Z. Questo corpo ha un momento di inerzia rispetto a quest'asse. Ed è mR quadro, quindi questo che appare qui è il momento di inerzia dell'oggetto attaccato al vostro filo ideale rispetto all'asse attorno al quale sta ruotando. Quindi L può essere scritta così: il vettore L è un vettore nella direzione Z e diciamo, questa qua io la chiamo L senza freccia, ok? Quindi il vettore L è nella direzione dell'asse Z se questo è positivo e nella direzione opposta all'asse Z se questo è negativo. Bene, quindi usiamo questa notazione perché il risultato è molto carino, è molto più che carino, molto profondo. Allora, qual è la derivata di L rispetto al tempo, del vettore L? Questo è I, lo abbiamo chiamato I. Questo è teta due punti U di Z, e la derivata di L rispetto al tempo è anche uguale a tau, che è uguale quindi a tau U di Z, dove questa è la funzione che dice qual è il verso di tau, del vettore tau. E in questo esercizio la funzione tau che mi dice qual è il verso di tau è questa qua, è meno F peso R seno di teta, e questo sarà positivo se l'angolo e se siamo a destra verticale, allora questo è negativo. Se siamo a sinistra verticale, allora tutto questo è positivo, bla 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 bla. Però voglio che voi notiate che ho scritto l'equazione nella direzione dell'asse Z, tutto sta a venire nella direzione Z, dell'asse Z. O questo uguale questo, dove tau è uguale a quella roba là, e dove I è mR quadro. Conclusione, nella direzione Z c'è questa equazione qua, nella scatola rossa, scatola arancione. Guardatela e meditate. Che cazzo è teta due punti? È l'accelerazione angolare. Eh? È l'accelerazione angolare. Cos'è l'accelerazione angolare? È la derivata seconda dell'angolo rispetto al tempo. Cosa vuol dire? È la derivata della velocità angolare. Quindi, cosa mi sta dicendo questo? Mi sta dicendo, forse il modo migliore per dirlo, è di guardare un vettore amico. MA uguale F. Supponiamo di avere un moto lungo una direzione, quindi questo non è un modulo, è la funzione che mi specifica qual è il verso della funzione nella direzione che mi interessa. Guardate l'analogia tra queste due formule. L'accelerazione cos'è? È la derivata seconda di x. Facciamo così, immaginate un moto unidimensionale nella direzione x, quindi questa è la componente x della funzione della forza e questa è la componente x dell'accelerazione, va bene? Questo, immaginate un moto unidimensionale, in fondo questa è un'equazione nella direzione x, nella direzione y, intendo dire. Quindi è un'equazione in un asse. Beh, pensate alla vecchia eccolo qua, sentivo un rumore. Alla vecchia formula di Newton, alla vecchia legge di Newton, di un moto in una direzione. Guardate l'analogia tra queste due equazioni, è pazzesco. Qua abbiamo la massa, qua abbiamo un momento di inerzia, qua abbiamo la derivata seconda della posizione, qua abbiamo la derivata seconda della posizione angolare. Questa è una posizione nel senso che è la dimensione di una lunghezza. X è una lunghezza, teta è un angolo che è adimensionale, ma questa equazione mi dice che la massa di un corpo per l'accelerazione è uguale alla forza. Questo mi dice che il momento di inerzia per l'accelerazione angolare è uguale al momento torcente. Quindi, questo cosa mi dice? Che se un corpo è fermo, perché lo tengo con la mano, e lascio la presa, se non esiste una forza, cosa fa la particella? Se non agisce una forza, l'accelerazione è zero.
Quindi se il corpo inizialmente è fermo, la velocità continuerà a rimanere nulla, perché non c'è accelerazione. Quindi se un corpo è fermo e non agisce una forza, lui rimane fermo. Questa dice qualcosa di molto simile. Se avete un corpo la cui che sta ruotando attorno a un asse e la sua posizione angolare è per esempio un certo valore, ma la velocità angolare è zero inizialmente perché la tenete ferma voi, se non agisce un momento torcente, allora l'accelerazione angolare è zero. E se l'accelerazione angolare è zero, cosa vuol dire? Che la velocità angolare non cambia. Quindi se era fermo, non ruotava angolarmente, continuerà a non muoversi angolarmente. L'unico modo per far muovere un corpo è applicare la forza, perché lo farete accelerare. L'unico modo per far ruotare un corpo è applicare un momento torcente. Se non applicate un momento torcente, non c'è un'accelerazione angolare. Quindi se per caso il corpo era inizialmente fermo, non ruotava, continuerà a non ruotare. Per farlo ruotare dovete applicare un momento torcente. Per farlo muovere da una velocità nulla a iniziare, per fargli acquistare velocità e quindi spostarsi, dovete applicare la forza. Questo qua è fermo, se voglio che si sposti devo applicare la forza. Questa porta è ferma angolarmente, se voglio che si ruoti cosa devo fare? Devo applicare un momento torcente. Non è tanto il fatto che ho applicato la forza, perché io applico la forza, ma la porta non si apre! E che cazzo? Perché non si apre? Si apre! Perché lo sto applicando al posto sbagliato? Non è il fatto di applicare la forza. Certo, se non ho applicato la forza, non avete un momento a torcente, non vi pare? Un momento a torcente è R vettore F! Se non ho applicato la forza, che cazzo avete un momento a torcente? Ma se ho applicato la forza, ma l'ho applicata al posto sbagliato, non avete un momento a torcente! Guardate, purtroppo la porta apre di là, quindi devo uscire, non mi sentirete. Questa porta va bene. Guardate, io applico la forza. Non ruota! Non ruota! Ruota! Perché? Vi ho fatto questo discorso proprio, credo, la prima settimana, la seconda settimana. Vi ricordate? Se questa è la porta e questo è l'asse di rotazione e l'angolo iniziale la misuro dalla direzione in cui la porta è inizialmente, quindi io voglio che la porta ruoti, io voglio che l'angolo cambi. Se inizialmente la porta è ferma, cioè la porta non sta ruotando, io per farla accelerare angolarmente devo applicare un momento torcente. È evidente che una forza applicata così o anche così, cioè io potrei anche tirare la porta, no? Io tiro la porta, non sta ruotando o spingendo. Perché? Perché tirare e spingere verso quest'asse qua non provoca una rotazione, un'accelerazione angolare? Perché la forza non è storta rispetto a questo vettore qui, che va dall'origine rispetto al quale sto misurando il momento torcente, che sta sull'asse di rotazione, al punto di applicazione. Quindi io devo applicare qua, sto applicando qua la forza. Se la applico così, non è storta. Se la applico così, non è storta. Se la applico così, è storta. Quindi ho un tau. Quindi ho tau e quindi avrò un'accelerazione angolare. Ma se ho una certa forza muscolare massima, se io applico la forza così, sto facendo una cosa intelligente, certo accelererà angolarmente la porta accelererà angolarmente, però questa forza è un po' sprecata, parte di quella forza è sprecata, non vi pare? Perché questa forza la posso scomporre in una parte che è di qua e una parte che è di qua. Quale delle due parti è utile a far accelerare angolarmente la porta? Non è questa, bensì è quella. Come vedete io ho sprecato questa parte della forza che non contribuisce a far ruotare, non contribuisce a far accelerare angolarmente la porta. Ok? Ma qua applicate una forza V
Volete una... L'accelerazione che un corpo farà applicato a una data forza, cioè io applico, che so, 100 newton su vari corpi, qual è il corpo che avrà la massima accelerazione? Il corpo che ha la massa più piccola. Quindi se io applico una data forza e mi chiedo qual è l'accelerazione, è la forza diviso la massa. Quindi per una data forza l'accelerazione che imprimo dipende dalla massa. Se io sono un calciatore e so imprimere una forza impulsiva perché ho i muscoli belli grossi, però la mia numero di newton che riesco a applicare è 1000, e do un calcio ad un pallone di calcio oppure una palla di bowling. Al di là di farvi male, sto cercando di dire che il corpo che ha la massa maggiore accelererà meno. La leggete allo stesso modo. Se voi potete applicare un dato momento torcente a diversi corpi, nel tentativo di farli accelerare angolarmente attorno a un asse di rotazione, qual è il corpo che avrà una maggiore accelerazione angolare? Quello che ha un momento di inerzia più piccolo. Il corpo che ha, rispetto all'asse di rotazione, un momento di inerzia più grande, per un dato momento torcente accelererà angolarmente meno. Quindi in un certo senso il momento di inerzia della massa stanno esprimendo, sono diversi, hanno dimensioni diverse, questo ha una massa e questa è una massa per lunghezza al quadrato, questa è una forza, questo è un momento torcente, sono equazioni con dimensioni diverse. Una descrive la fisica della traslazione, io sto facendo accelerare una cosa in una direzione, questa è la fisica di rotazione. Questa è la legge di Newton per le traslazioni, questa è la legge di Newton, diciamo noi fisici, per le rotazioni. Ma esprimono lo stesso concetto, la difficoltà di far accelerare i corpi. Questa è la difficoltà di farlo accelerare nel senso di traslazione, questa è l'equazione che vi dice quanto è difficile far accelerare angolarmente un corpo. È il parametro che misura la difficoltà di far accelerare e la massa in un contesto o metro diverso in un altro. E la grandezza fisica che è responsabile dell'accelerazione in questo contesto è una forza, in questo contesto è un momento torcente. Quindi le porte a parità di forza, cancellino, a parità di forza, e va bene, avete capito il messaggio, il momento torcente massimo quando il vettore posizione che misura il punto di applicazione, la posizione del punto di applicazione rispetto all'origine o rispetto all'asse di rotazione, se volete massimizzare il momento torcente, le due frecce R e F devono essere storte al massimo, quello l'avete recepito. Ma è chiaro che una stessa porta, due diverse porte che hanno la stessa massa, e voi applicate la stessa forza, potrebbero avere accelerazioni angolari diverse. Perché come quella massa è distribuita? E questo lo faremo magari nelle prossime ore. Adesso devo parlarvi della forza peso. Però credo che sia importante quello che ho appena detto. Perché queste due espressioni qua sono formalmente identiche, hanno la stessa struttura matematica e vanno quindi interpretate in maniera fortemente analoga. Questa è questa è la legge di Newton per le traslazioni, questa è la legge di Newton per le rotazioni attorno a un asse. La rotazione attorno a un asse, perché questo è il parametro, questo è teta è quello che che usate per descrivere la posizione angolare del corpo. Va bene, adesso la forza peso. Questo sarà un po' impegnativo per me. Allora, silenzio. Questo. Silenzio. Questo è un razzo con i motori spenti.
Se volete, sono due rasi. Per il momento tutti e due con i motori spenti. Immaginate che le pareti sono trasparenti. Voi siete in questo sistema qua e state fluttuando col vostro scafandro, anzi state guardando di là, quindi questo è il vostro scafandro, anzi non serve avere la, perché l'ho disegnato così? Lui è dentro la navicella, presumo che abbia ossigeno, perché nell'altro gruppo l'avevo disegnato fluttuante nello spazio. Pareti di vetro, di qua motori spenti, immaginate che questi due razzi sono in moto, sono fermi uno rispetto all'altro, ok? Sono fermi uno rispetto all'altro, non è detto rispetto a voi. Ecco i due razzi che si stanno muovendo a velocità rettilinea, sono in motori spenti, stanno facendo quello che stanno facendo, volando tra la Terra e la Luna, non è affatto una traiettoria rettilinea, sono in caduta, stanno cadendo. Qua c'è un oggetto che flutta, questo qua lo vede avere una velocità costante. Fondamentalmente questo lo vede fluttuare, questo non ha un'accelerazione, cioè lui dice questo ha accelerazione uguale a zero, in quella direzione. Se volete c'è la freccia, è un vettore. Chi è qui, ovviamente, dice la stessa cosa. Poi tutto un tratto i motori di questi sono accesi. Cosa vede questa persona? Vede questa particella continuare a fluttuare. Ma chi è a bordo del razzo, ovviamente non sta fluttuando, lui deve stare in piedi. E lui cosa vede? Lui lo vede se il razzo sta accelerando in questa direzione, e questa è l'accelerazione che questo signore misura. Quindi questo signore dice due cose, vede il razzo accelerare, d'accordo, ma vede questo oggetto fluttuare, cioè vede questo oggetto non avere accelerazione, quindi lui dirà A è uguale a zero, e questo invece è diverso da zero. Okay? Chi è sul razzo con i motori accesi cosa vede? Vede questo oggetto accelerare in questa direzione. D'accordo? Trasformazione di Galileo, riprendete gli appunti di diversi giorni fa. Se il raggio accelera A, questo corpo, che per lui non è sottoposto ad alcuna forza, questo corpo accelera nella direzione opposta, deve essere fatto bene il disegno, quindi questa freccia qua è proprio lo stesso modo, solo che è scritto, solo che è. Se ci fosse stata un'altra particella qua, questo avrebbe avuto, secondo lui, un'altra particella fluttuante, questo avrebbe avuto la stessa accelerazione. Se questo fosse una piuma e questo fosse un pianoforte a coda, questo signore rivede avere la stessa accelerazione. Questo signore vede la piuma e il pianoforte fluttuare. Questo signore li vede accelerare alla stessa accelerazione. In particolare, questo oggetto, se qua c'è un sasso, questo lo vede fluttuare. Questo signore, magari inizialmente questa ha una velocità per di là, questo lo vede continuare ad andare in linea retta, velocità rettilinea uniforme, questo signore lo vede fare la parabola. No? Siamo d'accordo? Allora, Einstein ha avuto una delle, lui la ritiene la sua più bella intuizione della sua vita, nel contesto della fisica, si intende. La sua più bella intuizione della fisica era questa. Lui ha avuto un'idea. Supponiamo che non sia possibile distinguere tra l'essere su un razzo con i motori accesi e essere su un pianeta. Cioè lui sostiene, questo è un pianeta, ecco il razzo, dov'è il cancellino?
ha motori spenti, ma su un pianeta. Perché qui la persona sta così, se lancia una pietra farà una parabola, se prende una piuma è un pianoforte a coda, come si fa a dire che è un pianoforte a coda? Avranno la stessa accelerazione. Questo è quello che dice Galileo. Ecco qua Galileo, come si fa a disegnare? Testa di Galileo, cosa aveva la barba Galileo? Vedete che capelli. E questo è Galileo che dice tutti i corpi stessa accelerazione. Non funziona. Galileo ha torto? Galileo ha torto? No, che non ha torto. Ok? Sappiamo già da tanto tempo, Galileo ha capito che sul pianeta Terra i corpi hanno la stessa accelerazione. Ma avrebbe esattamente la stessa cosa dentro un razzo con i motori accesi. Tutti i corpi avrebbero la stessa accelerazione. Allora, supponete che questo astronauta e questo astronauta sono stati istruiti in un corso di fisica. E si presume che gli astronauti abbiano un minimo di preparazione tecnica. E uno ha imparato da studente. Un corpo, quindi questi corpi hanno massa. Hanno massa. Questo, guardate questo astronauta qua. Lui sa che se un corpo dotato di massa accelera, il mio professore mi ha insegnato, vuol dire che c'è una forza. E cosa scrive la persona? Dice che la forza è la massa per l'accelerazione che vedete avere il corpo. E siccome questa persona qua, l'ho cancellato, aveva scritto che A primo, cioè primo perché A è l'accelerazione vista da lui, questa è l'accelerazione vista dal signor primo, questo è uguale a meno A. Però lui vede un'accelerazione, quindi lui cosa scrive? Scrive M uguale a meno A. E quindi di fatto stiamo dicendo che è uguale a meno MA maiuscolo. Quindi se questo è il corpo 1 e questo è il corpo 2, la corpo 1 ha la massa 1, ha l'accelerazione 1, ma l'accelerazione è meno A. Il corpo 2 ha una massa diversa, M2. E in linea di principio, perché uno ha studiato fisica, sa che la forza della particella 2 è la massa della particella 2 per l'accelerazione della particella 2. Ma sperimentalmente vede che le due particelle hanno esattamente la stessa accelerazione, cadono al pavimento del razzo. E quindi lui scriverà per la seconda particella meno M2A. Hanno la stessa accelerazione, ma sa che hanno masse diverse, perché cos'è la massa? La massa lo misura come farebbe ogni studente di fisica, no? Quindi supponete che la particella 2, quindi cancello il disegno perché il pianoforte piume e metto 2, dov'è il cancellino? Sepolto dalla mia bottiglietta. Questo è il corpo 1, questo è il corpo 2. Hanno la stessa accelerazione verso il pavimento del razzo perché i motori sono accesi. Ma supponete che la particella 2 abbia una massa che è doppia della particella 1. Quindi lui disegnerà prima i vettori di accelerazione. Quindi lui disegna l'accelerazione di questo, che è così, che è uguale al contrario a questo. Mannaggia a me, faccio sempre frecce. Questa ha la stessa accelerazione e poi dice, hanno accelerazione e quindi subiscono una forza, voglio disegnare il vettore forza. Torna qua e vede che, d'accordo, hanno la stessa accelerazione ma hanno masse diverse, quindi la freccia forza che disegnerà sulla particella 2 è due volte il modulo della freccia che c'è sulla particella 1. Quindi col gesso giallo
la freccia qui della forza, immaginate che se, fa, disegno prima questo, immaginate questa sia la forza sulla particella 1. La forza sulla particella 2 deve essere il doppio. Perché? Perché la particella 2 ha misurato avere una massa doppia. Le accelerazioni saranno uguali, ma la forza è doppia sulla particella 2. Perché lui ha imparato bene la lezione di fisica. D'accordo? Succede la stessa cosa sul pianeta. I corpi hanno la stessa accelerazione, ma la forza peso non è uguale. La forza peso sui corpi la stessa accelerazione, ma la forza peso, cioè quello che uno sul pianeta ha messo di essere sicuro di essere su un pianeta, perché come fa a sapere che è su un pianeta? Apre la finestra e guarda fuori e vede montagne e case, ma supponete che uno anche qua guardi fuori dall'orlo e vede case e montagne. Potrebbe essere che qualcuno ha montato in maniera solidale con la cosa, la figura di un di case, di alberi, no? Voi come fate a sapere di essere su un razzo in mezzo allo spazio con i bottoni accesi o su un pianeta Terra? E questo qui potrebbe avere montato su il disegno di stelle e cose, e come fa a capire che è su un pianeta o è nello spazio? Questa è l'intuizione di Einstein. Lui dice: io credo che non si possa distinguere, che non si possa distinguere del tutto. Allora, vedete come la forza peso, proprio perché non si può distinguere, diventa facile capire perché si scrive come si scrive, no? La forza peso che avete imparato a scrivere da anni, presumo, la forza peso di un corpo, la scrivete così, come mg, giusto? Guardate, ha la stessa, esattamente la stessa, stessa forma nel caso del razzo acceso. E Einstein direbbe, per forza hanno la stessa forma, perché sono la stessa, non posso distinguerli. Quindi, se voi riuscite a capire questo, allora forse cominciate a capire di più questa formula, che non va imparato a memoria, ma andava visto in un contesto un po' più ampio. L'idea però è che il fatto che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione era nota dall'epoca di Galileo, e Newton ovviamente lo sapeva, solo che per Newton e Galileo, in un certo senso, era un mistero. Perché cos'è che succede? Voi avete, se voi prendete due corpi, eccolo qua, e io cerco di tenerlo, introduciamo una parola che ho già usato stamattina, equilibrio. Io lo tengo fermo con la mano. Quando lascio la presa, ahimè, non sta qua, si muove, quindi diremo che non è in equilibrio. Equilibrio è che quando lo tengo non si muove da sola parte. Finché io lo tengo è in equilibrio. Evidentemente c'è una, come potrei dire, c'è la forza peso che è compensata dalla forza verso l'alto della mia mano. E quindi una forza verso l'alto della mia mano e la forza verso il basso e la forza peso sono esattamente uguali e contrari. La forza risultante, perché ma uguale f, con la f è la forza totale, no? C'è la forza peso, ma c'è una forza uguale e contraria verso l'alto, quindi la forza netta è zero, e quindi il corpo non accelera, è in equilibrio, finché io la tengo ovviamente. Appena tolgo la presa non è più in equilibrio, perché non è più controbilanciata la forza peso e l'oggetto comincia a cadere. D'accordo? Ho perso il filo un po' di quello che stavo dicendo. Ah sì, eccolo qua. Lo sforzo muscolare che io la forza che io devo applicare per controbilanciare la forza peso che c'è su questo, la sento con lo sforzo muscolare. Potrei misurarlo con una bilancia, con una molla che si allunga più o meno tanto. La forza muscolare che devo esercitare per controbilanciare la forza peso è questo, è molto diverso. Qua il muscolo si sta stancando molto più rapidamente di questo. E potrei misurare, magari sul pomeriggio vengo con una molla che ho e capirete che io potrei sostituire il mio braccio con una molla, con un gancio, con una molla, e qua vedo che il gancio si allunga poco, invece qua vedo che il gancio si allunga molto prima di riuscire a compensare la forza peso. Quindi dico, quello che ha allungato di più la molla c'è una forza più grande. Lo sento che è più grande la forza peso su questo. Devo esercitare una forza maggiore, no? D'accordo? Eppure, quando lascio la presa,
a patto di prendere provvedimenti per eliminare gli effetti dell'aria, hanno la stessa accelerazione. Quindi io ho un oggetto qui che ha una forza, ho un altro oggetto che ha una forza magari metà, perché vedo che la molla qua si è allungata al doppio di questo, ho un modo di misurare, no? Lo sforzo muscolare maggiore qua che qua. Eppure quando mollo la presa hanno la stessa accelerazione. Allora cosa direbbe Newton? Direbbe questa, chiamiamola la forza 2, perché ho chiamato 1, ho detto questo, no? Newton cosa direbbe? Newton cosa direbbe? Dice che la forza sulla particella 1, scrivo la forza in questa direzione, lascio perdere la freccia, la forza nella direzione verso il basso sulla particella 1 è la massa della particella 1 per la sua accelerazione. Sto ridicendo quello che ho detto di là, ma sto ragionando da Newton. Questo è Newton, tutti sanno questo. Però poi dico, guarda che l'accelerazione per Newton è la forza diviso la massa. Quindi l'accelerazione della particella 1 è uguale a F1 diviso M1, l'accelerazione della particella 2 è F2 diviso M2. Allora il fatto che sperimentalmente vedo che sono uguali, se vedo che sono uguali, questa forza è maggiore di quello, questa è due volte quello, sento uno sforzo muscolare doppio dell'altro, la molla con cui misuro la molla qua si allunga il doppio di quell'altro, questa forza è doppio di quello, ma come fanno ad avere la stessa accelerazione? L'unico modo per avere la stessa accelerazione è che questo sia esattamente il doppio di quello. Per avere la stessa accelerazione, se io raddoppio questo, devo raddoppiare questo per avere la stessa accelerazione di quello, non vi pare? Sì o no? Quindi l'unico modo per avere la stessa accelerazione è che questa benedetta forza peso deve essere proporzionale alla massa. E il fattore di proporzionalità è comune per tutti i corpi, quindi deve essere così. Deve essere una cosa del genere, dove è G è l'accelerazione comune e la forza deve essere proporzionale alla massa, perché solo così, quando raddoppio la forza, com'è che raddoppio la forza? L'ho raddoppiato perché ho raddoppiato la massa. Se triplico la massa, la forza triplica. Quindi questo sarà tre volte questo, ma questo è tre volte questo, quindi il fattore 3 si elide per avere la stessa accelerazione. Deve essere molto chiaro che l'avere la stessa accelerazione per Newton implicava che la forza era proporzionale alla massa. Adesso, il fatto che questo avvenga, che sperimentalmente avvenga, per Galileo e per Newton era un mistero, era un caso. Non c'era una spiegazione, era un dato di fatto, cioè un dato di fatto sul pianeta Terra è che questo corpo qua, che evidentemente ha una massa diversa di questa faccio fatica a accelerarlo, questo lo faccio accelerare, questo ha una massa che so 20 volte questo, forse anche di più, eppure ha la stessa accelerazione quando sono lasciati cadere per la forza peso, evidentemente questo ha una forza che è 20 volte questo, eccetera eccetera. Ma perché è così? Perché tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa, hanno la stessa accelerazione? Per Newton è un mistero. Per Einstein lui dice, ma prendiamolo come punto di partenza, non che sia un mistero, ma è ovvio che sia così, è ovvio che siano la stessa cosa. È ovvio che tutti i corpi avranno la stessa accelerazione. Perché è ovvio? Perché io sostengo che è impossibile distinguere essere tra un razzo con i motori accesi e essere su un pianeta. Siccome è ovvio che avviene così, che corpi di massa diversa avranno la stessa accelerazione, ma avranno quindi una forza che è proporzionale alla massa, allora se è ovvio qua, è ovvio qui. Qui non è più un mistero, è ovvio. Perché è impossibile distinguere questo da questo. Questa impossibilità di distinguere è chiamato il principio, cioè l'idea da cui Einstein è partito. E la sua idea,
supponiamo che sia impossibile distinguere, e comincia a tirare delle conseguenze, costruisce una teoria, e quella teoria si chiama la teoria della relatività generale della gravitazione. Quindi questo si chiama il principio, e l'idea di partenza, il principio di equivalenza. Principio di equivalenza, scrivetela giù. Allora, per darvi un'idea di cosa ha fatto Einstein, partendo da questo principio, lui ha fatto questa considerazione qua. Se voi siete su un razzo a motori spenti, quindi sta viaggiando diciamo in una certa zona dello spazio, sta viaggiando, supponiamo che siete lontani da qualsiasi corpo, da qualsiasi pianeta, Terra, Sole, Luna, e quindi in quella regione dello spazio sta viaggiando a velocità costante. Eccomi qua, sto viaggiando a velocità costante. Se io, guardate questo riferimento, se io cammino a velocità costante, devo dare un po' di spazio perché poi si esaurisce lo spazio, se io cammino a velocità costante e lancio questo verso l'alto, rispetto a me, questo fa un moto rettilineo, va su e io lo agguanto. Ovviamente voi vedete che fa una parabola. Ma se invece di camminare a velocità costante, io lo lancio su e nel lanciarlo io comincio ad accelerare. Quindi io sto ad andare così e poi comincio ad accelerare, è ovvio che non mi cade in mano. Va su e cade giù nella mia mano se cammino a velocità costante. Quindi finché io cammino in linea retta, nessun problema, velocità costante, ma se io comincio a correre, mi cade dietro, non vi pare? Continua a chiamarmi durante l'ora di lezione. Indovina cosa sto facendo, ciao, sono a lezione, riesci a chiamarmi a Luna? Sì, ok, perché sto facendo lezione. Okay, ciao. È già la terza volta che vi chiedo la lezione. Ok? Con questa semplice considerazione, guardate, se i motori sono spenti e supponete che il razzo sta muovendosi in linea di moto rettilineo uniforme, almeno rispetto a qualcuno che lo guarda, e voi montate un laser qua e mirate in questa direzione, mirate questo punto. Anzi, prima il laser, prendete una pistola che lancia un proiettile. Questo razzo vede questo muoversi a velocità costante, i motori sono spenti. Cosa succederà secondo voi? Il proiettile, questo avanza, però il proiettile che era nella canna, anche lui ha già una velocità in questa direzione, giusto? E quindi il proiettile colpirà qua. Dovete fare il fumetto, forse è il caso di fare una sequenza, dov'è il cancellino? Una sequenza di fotogrammi. Il proiettile è qua. Come faccio il passare del tempo verso il basso, che preferisco. Il proiettile è qua. Poi il... Mannaggia, i pochi minuti che mi rimangono rischio di sforare e andare alla prossime due ore. Colpisce qua con la stessa analogia con cui il cancellino va su e torna nella mia mano. Cioè per me fa una linea retta. Per me il proiettile fa una linea retta. Quindi per me che sono su questa navicella, benché la navicella si stia spostando, il proiettile fa una linea retta. Ma se il razzo accende i motori e comincia a accelerare in quella direzione, è ovvio che come il cancellino è caduto dietro di me, perché io ho accelerato in avanti, il proiettile uscito da questa canna non va qua, ma colpisce qui. Perché il razzo sta accelerando. Finché il razzo andava avanti con velocità costante, il proiettile pure ce l'aveva la velocità di là. È chiaro che il cancellino che io lancio ha pure questa velocità, condivide la mia velocità in avanti, quindi rispetto a me va su e giù. Certo, voi direte che non fa una linea retta, ma io dico di sì. Quando è che non fa una linea retta rispetto a me? Quando accelero, oppure mi fermo di colpo, no?
cancellino, sta andando su, e poi mi fermo qua e fermo là. Invece, se continuavo, l'avrei preso. D'accordo? È chiaro questo? Motori accesi, il proiettile cade qui? Allora, Einstein cosa ha immaginato? Invece di avere un proiettile, avete un laser, lampo di luce, laser, lampo di luce. Motori spenti, la luce cade qui. Motori accesi, la luce fa così. Perché impiega tempo la luce arrivare sull'altra parete. Se l'altra parete, accelerando, è scappato via, la luce non arriva nel punto dove avete mirato, ma cade indietro. E allora Einstein dice, ma attenzione, se io non so distinguere di essere su un raggio con i motori accesi o su un pianeta con i motori spenti, allora vuol dire che se io monto un laser qua e miro qui, la luce non va qua, va qua. Perché se non lo facesse, saprei distinguere, non mi pare? Se io qui faccio cadere le cose e mi cadono i miei piedi, gli oggetti cadono ai miei piedi, eppure col laser faccio l'esperimento e non mi cade il laser, saprei dire, ah, sono su un pianeta, perché cade solo nei raggi con motori accesi. Ma Einstein dice, no, io propongo che non si possa distinguere tra qua e qua. E quindi, se è vero, io prevedo che se fate l'esperimento, la luce cadrà. Lui ha fatto la teoria nel 1917 e circa 2 anni dopo c'è stata una spedizione in Sudafrica, che all'epoca era una colonia inglese, di scienziati inglesi, perché c'era un'eclisse totale, ben visibile da Sudafrica. E cosa hanno fatto? Hanno dato ragione a Einstein. E adesso vi dico però brevemente come è successo. Quando è sparsa la notizia che Einstein aveva sbugiardato Newton, perché per Newton la gravità non fa questo sulla luce, Einstein è diventato istantaneamente famoso. Nel giro di un paio di giorni, tutti i quotidiani del mondo, Einstein ha nuova teoria di gravità, Newton ha torto. E Einstein è l'icona della scienza, almeno della fisica, di tutto il secolo scorso, e probabilmente un po' la buona parte anche di questa, a partire proprio da questo esperimento che hanno fatto. Perché era già famoso tra gli scienziati per la teoria della relatività ristretta, ma per il popolo ignorante, che di scienza non sapeva niente, Einstein divenne il beniamino o l'icona della scienza, perché sui quotidiani c'era scritto che aveva in qualche modo falsificato Newton. Allora, qual è l'idea? Durante un'eclisse solare cosa succede? La Luna si frappone, no? Si oscurisce dal Sole, quindi voi riuscite a vedere le stelle, almeno quelle più brillanti. Ok? Finché l'eclisse dura, riuscite a vedere le stelle. Allora cosa hanno fatto? Einstein prevede che in presenza di un campo gravitazionale, questo è un pianeta, in presenza di un campo gravitazionale, la luce si piegherà. E quindi lui ha questo disegno, vediamo se riesco a farlo decentemente. Allora, questa è una stella. Quando il Sole è lontano, per esempio di notte, voi qua sulla Terra e avete il vostro telescopio e guardate la stella. Quindi la stella è in questa posizione, eccola qua. Okay. Poi, durante l'eclisse, quella stessa stella, il Sole magari è qui, quindi è oscurato il Sole. Vediamo se il disegno riesco a farlo decentemente. Faccio così. Questo disegno per qualche motivo mi riesce sempre male perché non so piazzare il telescopio. Allora, faccio a ritroso il disegno. La stella è qui, qua c'è la luce, qua c'è il sole, la luce invece di andare così si piega. Quindi il cannocchiale, vi faccio riproso il disegno, il cannocchiale vede la stella qua, cioè la stella si è mossa, normalmente il cannocchiale l'avrebbe inquadrato così, normalmente la stella voi la osservate in questa posizione, ma quando il sole, coperto dalla luna ovviamente, se no non si vede la stella, è vicino al percorso, diciamo, ottico originale, no?
e la luce viene deflessa, quindi la luce che andava in questa direzione viene piegata e voi vedete la stella in una posizione sbagliata. Questa è stata fatta nel 1919 e la quantità di questa deflessione qui, di quanto la stella sembra essersi spostata, è in accordo con il calcolo di Einstein. Okay? Questo effetto non era previsto da Newton. Einstein l'ha previsto, l'ha calcolato, l'ha stimato, hanno fatto l'esperimento e gli hanno dato ragione. Okay? Deve essere chiaro che lui, questa idea che non potete distinguere tra essere sul raggio e essere un pianeta, è quello il modo in cui lui ha previsto questo. Cioè in questi pochi minuti, scusate magari se l'ho detto in maniera un po' confusa, c'è l'idea dietro la teoria della relatività generale. Il problema matematico è calcolare questo effetto, non vi pare? Che ovviamente dipende dal pianeta, dipende dalla massa dell'oggetto, infatti l'effetto è così piccolo che per riuscire a misurarlo serviva una grande massa. Cioè se io monto qua un laser nella stanza e cerco di vedere la caduta della luce, non la misurerò, perché la luce è così veloce, come quando sparate un proiettile da un fucile o da un cannone molto rapido, molto veloce, il proiettile, se è lento, la parabola è evidente, se lancio molto in fretta, la parabola è meno evidente, se lancio molto in fretta, è difficile vedere la caduta, no? Lo sa questo ogni artigliere. Se avete mai visto filmati, ahimè, di guerra dove ci sono i traccianti, vedete che certi traccianti sembrano andare dritti, ma se guardate con attenzione c'è una piccola parabola, ma se la parabola è molto lenta, la parabola è evidente, no? Quindi la luce è così rapida che non la vedete, a meno che questa accelerazione del raggio sia veramente pazzesca, allora avete la possibilità di misurare questo. Tradotto in questo linguaggio, serve che l'oggetto massiccio sia molto massiccio, la speranza che la forza di gravità sia tale da avere l'effetto. I famosi buchi neri, no? Non sono previsti da Newton, ma da Einstein sì, perché la forza di gravità è così grande che la luce proprio letteralmente non riesce a uscire, come un proiettile che va su, ritorna indietro, quindi la luce non esce, perché la forza di gravità è così grande che la piega per farla ricadere sull'oggetto, quindi chi è fuori non vede uscire luce, la vede nero. Ok? Principio di equivalenza, ci vediamo alle due.